Ho deciso di riproporre la mia candidatura a presidente del Comitato Regionale Sicilia della LND all'esito del grande successo che la raccolta delle designazioni ha avuto nei confronti di tutte le società che nella quasi totalità hanno sostenuto questa candidatura. Ringrazio tutte le società che hanno voluto sostenermi, ringrazio i miei amici che mi hanno aiutato per la raccolta delle firme e sono come sempre al servizio del calcio siciliano con dedizione, passione ed amore. Dopo aver preso atto della designazione quasi unanime delle società siciliane e dell'affetto, della vicinanza che queste hanno avuto in questi giorni nei miei confronti, dell'affetto degli amici che mi hanno sostenuto, dei consiglieri regionali, dei delegati, dei vicepresidenti, di tutti gli impiegati, di tutti coloro che mi sono stati vicini, ho deciso di sciogliere la riserva e ritornare a candidarmi quale presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federcalcio. Lo faccio con lo spirito di sempre, con la passione che mi ha sempre animato, con la dedizione che ha sempre contraddistinto questo mio impegno, con l'amore che io ho per questo sport. Lo faccio perché il mondo del calcio siciliano ha bisogno di essere servito e quello che noi stiamo facendo insieme alla mia squadra, ai consiglieri che abbiamo individuato in parte rinnovati, ai delegati assembleari in parte rinnovati, ai revisori dei conti, a tutto il sistema dei delegati provinciali, va proprio nella direzione dell'impegno, del servizio nei confronti delle società, nei confronti del calcio. Abbiamo affrontato problematiche molto serie ed altre ne abbiamo ancora da affrontare, come quelle connesse con le questioni correlate alla legge sul lavoro sportivo, che tante difficoltà ha creato alle nostre società. Noi saremo impegnati nella formazione e nella informazione, ma soprattutto saremo impegnati a migliorare sempre di più questa legge per far sì che i pesi, anche amministrativi e burocratici, che graveranno sulle società saranno minimali. Continueremo il nostro impegno nei confronti dell'impiantistica sportiva. Abbiamo oggi 135 strutture in erba artificiale e crediamo che rispetto a 10 anni fa abbiamo fatto tanti passi in avanti. Da impegnarci a fare crescere il calcio femminile, dobbiamo continuare a formare i nostri dirigenti per avere una classe di dirigenti di società migliore, più preparata. Dobbiamo procedere anche ad una ipotesi di ristrutturazione dei campionati dilettantistici. Quest'anno abbiamo fatto tanti ripescaggi, questa cosa non è possibile, molte società si sono fuse, alcune hanno rinunciato proprio perché preoccupato dai pesi del lavoro sportivo. Dobbiamo tuttavia cercare di determinare condizioni di maggiore agibilità dove ci siano meno ripescaggi. Dobbiamo continuare nell'ipotesi di rinnovamento delle attività di settore giovanile scolastico, avere campionati che abbiamo istituito quest'anno, elite regionali che sono andati benissimo, che hanno avuto grande successo. Dobbiamo provare a migliorare gli organici, a potenziarli di più. Dobbiamo fare tutte le cose che abbiamo fatto anche per rendere più bello l'accesso al mondo del calcio, le feste provinciali, la festa regionale, il progetto Sabbie di Sicilia con il beach soccer. Dobbiamo contrastare la violenza con tutte le armi a nostra disposizione. Dobbiamo continuare nell'attività di incontro tra arbitri e calciatori, tra arbitri e società, tra arbitri e allenatori, e questo è di fondamentale importanza, così come dobbiamo potenziare il ruolo dei nostri nuclei che lavoreranno contro appunto le attività contro la violenza. Ho detto nella mia relazione che io condannerò sempre con tutta la forza a mia disposizione la violenza ed i violenti. Ma nello stesso tempo in cui dico questo, voglio aggiungere che il mondo del calcio siciliano non è malato, è un mondo fatto e popolato da persone per bene. Abbiamo fatto 23.000 gare e quindi io, nella stessa maniera in cui condanno i violenti, difendo coloro che si sono comportati bene e che rappresentano la parte migliore di questo mondo, la parte migliore di questo sport.
dobbiamo affrontare anche questioni generali di politica sportiva che riguardano appunto il rapporto che il mondo dei dilettanti deve avere con quello dei professionisti, facendo presente che noi non accettiamo la tesi che deve contare di più chi ha soldi. Noi diciamo che rispetto a coloro i quali hanno i soldi, noi mettiamo di fronte il calcio dei valori, il calcio delle persone per bene, il calcio di coloro che giornalmente si spendono per fare trionfare i valori dell'amicizia, della fraternità, della fratellanza, dell'uguaglianza e della parità. Lo faremo con lo stile che ci ha, come dire, caratterizzato in questi 4 anni. Lo faremo con gentilezza, lo faremo con educazione, lo faremo con rispetto delle società, avendo presente che io dico sempre a tutti i miei collaboratori che noi serviamo le società, serviamo coloro i quali ci danno la possibilità di esistere. Quindi abbiamo fatto tanto, ma come dico sempre, non basta, dobbiamo fare di più ed è quello che ci sforzeremo di fare in questo quadriennio. Grazie.